anni e tre giorni. E posso dirvi senza esitazione che fare il presidente di questo paese ha esclusivamente a che vedere con il carattere. L'America non è facile. L'America è di un avanzato civismo, dovete volerla fortemente, perché vi farà combattere. Vi dirà, vuoi la libertà di parola? Vediamo se accetti un uomo le cui parole ti fanno bollire il sangue, che si piazza al centro della scena sostenendo con quanto fiato nei polmoni quello contro cui passeresti una vita ad opporti con quanto fiato nei polmoni. Vuoi sostenere che questa è la terra dei liberi? Allora il simbolo del tuo paese non può essere solamente una bandiera. Il simbolo deve anche essere uno dei suoi cittadini che esercita il suo diritto di bruciare quella bandiera per proteste. Perciò mostrami questo, difendi questo, esalta questo nelle tue scuole. Allora potrai alzarti in piedi e cantare della terra dei liberi. Interessano due cose, e due cose soltanto: farvi provare paura e dirvi chi dovete incolpare. È così, signore e signori, che si vincono le elezioni. Abbiamo dei problemi seri da risolvere e ci occorrono delle persone serie per risolverli. Non puoi iniziare a parlare di prevenzione se non ti sei sbarazzato delle armi d'assalto e delle pistole. Le considero una minaccia alla sicurezza nazionale. Io andrò di porta in porta se sarà necessario, ma voglio convincere gli americani che ho ragione e me le farò consegnare. I nostri sono dei seri problemi e di persone serie abbiamo bisogno. Io sono il presidente. Siamo nuovamente in studio, ancora buon weekend. Quindi sempre il nostro avanzamento del muro magico e presentiamo la concorrente di questa sera che arriva da Lucca, si chiama Antonella. Antonella, benvenuta. Benvenuta, eccoci, è finita la giostra, puoi alzarti.